Bentrovati. Oggi vi vado a spiegare per sommi capi come effettuare il cambio colore nella tecnica tunisina. È il seguito di una campionatura che io sto facendo per mettere in pratica aumenti, diminuzioni, punto base tunisi e punto rovescio. In questa campionatura ho inserito anche il cambio colore e ne approfitto per farvi vedere come fare. Della prima parte di questa lavorazione asimmetrica, che è una coda di drago basica, trovate già il tutorial sul canale. Nella tecnica tunisina il cambio colore si effettua allo stesso modo di come procediamo per l'uncinetto classico. Nell'uncinetto classico, quando noi andiamo a inserire il nuovo colore, chiudiamo gli ultimi due punti della riga o del giro con il nuovo colore da inserire. E la stessa cosa facciamo nell'uncinetto tunisino. Ma nella tecnica tunisina, a seconda di dove andiamo a posizionare l'inserimento del nuovo colore, così avremo un effetto diverso. Per avere questo effetto, il cambio colore l'ho effettuato nel giro di scarico alla fine, chiudendo gli ultimi due occhielli che mi compongono l'ultimo punto da chiudere, e nel giro di andata ho lavorato direttamente con il nuovo colore. Vi faccio vedere praticamente. Sto effettuando il giro di ritorno. E lavoro semplicemente il punto di lavorazione che sto eseguendo, arrivata in fondo al giro di scarico. Non faccio altro che chiudere questi due occhielli che mi corrisponderanno all'ultimo punto del giro di scarico con il nuovo colore, e come lo faccio in questo modo. Ve lo faccio vedere dalla parte rovescia. Prendo il nuovo colore da inserire, lo porto verso sinistra e il colore che devo sospendere lo incrocio sul filo che devo inserire. Naturalmente io l'ho già fatto all'inizio della sequenza. Vedete, la codina è qui, dopo lo andrò a fissare e facendo il cambio colore ad ogni giro, vedete che è letteralmente invisibile, non si vede l'inserimento del filo perché si va ad integrare con la lavorazione. La cosa importante è fare questa operazione. Il filo nuovo o nuovo colore da inserire lo metto sulla sinistra. Il filo che devo sospendere lo vado ad incrociare sul filo nuovo che devo inserire. Stringo leggermente il filo che devo sospendere per non avere l'occhiello troppo lento, prendo il carico con il nuovo colore e vado a chiudere le ultime due asoline. In questo modo abbiamo inserito il nuovo colore nel giro di scarico sugli ultimi due punti da chiudere e ripartiamo con il nuovo colore direttamente e proseguiamo con la nostra lavorazione. Io sto lavorando un punto base tunisi, quindi non faccio altro che entrare in ogni barretta del rigo sottostante, la barretta verticale, e vado a caricare i miei punti con l'inserimento del nuovo colore. Nel giro di ritorno, se io voglio continuare con il colore più chiaro, continuerò a lavorare e inizierò il nuovo rigo con il colore più chiaro. Se invece voglio effettuare di nuovo il cambio colore, facciamo la stessa operazione. Il filo da sospendere lo portiamo sulla destra del lavoro e il filo nuovo da inserire lo andiamo ad incrociare sul filo che andiamo a sospendere. E carichiamo i nostri punti con il nuovo colore. Io adesso l'ho fatto nella riga, nella parte centrale, per farvi vedere come è semplice
fare il cambio colore, vedete? Io vi consiglio però, se dovete cambiare ogni riga, di farlo a fine scarico punti, in modo tale da avere l'inizio della nuova riga con il colore nuovo, perché fatto nella parte centrale, vedete che abbiamo un filo più lungo e più visibile. Questa è la parte del rovescio di come si presenta il lavoro con il cambio colore ad ogni riga. Naturalmente all'inizio fate il vostro cappietto per fissarvi alla lavorazione, mentre nei giri successivi andate semplicemente ad incrociare, come vi ho fatto vedere, i due fili di lavorazione. Una volta che abbiamo terminato la lavorazione a righe alternate con i due colori, non facciamo altro che lasciare un poco di codina, tagliare il filo e continuare con il colore principale. Alla fine della nostra lavorazione andremo a fissare le codine che abbiamo lasciato per continuare la lavorazione. Spero che anche questa volta il tutorial vi sia stato utile. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella, così riceverete le notifiche per i nuovi video che prossimamente verranno caricati in rete. Alla fine della nostra campionatura avremo, a seconda del filato e della quantità che abbiamo usato, uno scaldacollo, uno scialletto, un coprispalle, una classica coda di drago basica. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video. A presto!